Ecco qua il dato, più 131 nelle ultime 24 131 nuovi ricoverati in 24 ore. La variante inglese, ormai prevalente in Veneto, spinge l'acceleratore sui nuovi contagi, fa abbassare l'età media dei ricoverati e aggravare casi che sembravano stabilizzati. Sta ripartendo. Piaccia o non piaccia a chi leggerà o ci ascolterà, ma io ho l'obbligo di dirvi come sta andando la storia. Il presidente Zaia fa il punto nel giorno in cui ufficialmente la campagna vaccinale ha il suo primo grande arresto con il ritiro dal mercato dell'unico vaccino di massa fino ad ora in commercio, AstraZeneca. 1.700 i pazienti Covid su 15.000 posti letto, comprese le strutture accreditate. A Padova e Verona ha raggiunta la soglia del 20% dei posti occupati dei pazienti Covid. Le altre province si attestano al 10%, ma sono comunque numeri alti, talmente alti da convincere la regione a far riaprire i Covid hospital. Treviso, Vittorio Veneto, Dolo, Villafranca, Schiavonia, per citarne alcuni, man mano dovranno iniziare a lasciare indietro l'attività ordinaria. Se fossimo a febbraio avremmo già raggiunto il default perché noi non avevamo 500 terapie intensive a febbraio. E proprio per questo Zaia ha auspicato che il verdetto dell'EMA arrivi quanto prima, ripercorrendo l'iter della giornata di ieri, dal primo sequestro del lotto fino al blocco totale delle somministrazioni. Io penso che sia bene che se c'è un dubbio debba essere sospesa una campagna vaccinale con quel prodotto, con quel farmaco, perché il vaccino è un farmaco, vi ricordo. Dall'altro c'è da dire che però i dubbi devono essere fugati con estrema velocità. Con il blocco di AstraZeneca rimane sospeso il protocollo di vaccinazione in azienda e l'accordo con i medici di base. La piattaforma era l'utilizzo di AstraZeneca e capite che 3.000 medici di base, se facessero anche 10 vaccini al giorno, sono 30.000 vaccini al giorno. La macchina, quella della potenza di fuoco, alla fine non è mai partita. Troppe docce fredde, come le ha chiamate oggi il governatore. Rimane doveroso chiarire, farlo in fretta, ha detto, nella speranza che continui ad essere forte la fiducia della gente nella scienza. Bisogna guardare in faccia la realtà, se torna ad essere autorizzata la somministrazione, l'unico problema che avremo sarà il problema di qualche cittadino che magari non vorrà essere vaccinato per un aspetto psicologico, perché gli restano dei dubbi. Però noi andremo avanti con le vaccinazioni, se saranno autorizzate.